Ben ritrovati a questa nuova puntata di TV City Interactive. Oggi torniamo a parlare della didattica a distanza. Con noi a parlarne abbiamo il presidente dell'Ambito 21, Bartolomeo Palomba d'Alessio, e il vicepresidente Maria Vittoria Longobardi. Buonasera a tutti. Buonasera. Presidente, quest'anno scolastico si è trovato un attimo nelle grinfie del coronavirus con la scuola italiana che si è dovuta assestare, dovuta entrare sulla carreggiata. Quali sono state, dal punto di vista appunto dell'ambito che fa appunto da collante tra la scuola e gli studenti, le difficoltà che la scuola italiana ha dovuto affrontare prima di mettersi in carreggiata? Beh, innanzitutto gli studenti, ma anche stessi professori si sono dovuti trovare a gestire tutte altre situazioni. Si è passato da un metodo di lezione, diciamo, molto esaustivo come quello che può essere la lezione a tu per tu, a delle lezioni molto più statiche, che sono quelle virtuali che ancora oggi, ahimè, i ragazzi continuano a seguire. Io penso che come presidente d'ambito ci siamo resi conto nell'ultimo periodo che tanti studenti hanno difficoltà. Difficoltà che possono essere le più svariate, a partire dai problemi che si hanno con il materiale scolastico fino a problemi che sono proprio di apprensione e fruizione degli argomenti di lezione. Perché, proprio perché è la prima volta che la scuola italiana si è dovuta trovare in una situazione del genere, che è veramente destabilizzante per gli studenti, ma anche per i docenti e per tutto lo staff della scuola, che da un giorno all'altro, si può dire, si è trovato a gestire delle situazioni veramente poco facili. Ebbene, come Ambito 21 abbiamo fatto delle ricerche e siamo venuti a capo che solo il 6% degli studenti sono in grado di fare delle lezioni a distanza. Questo perché si hanno spesso problemi di connessione, spesso non si hanno i materiali, spesso ci sono ragazzi che hanno proprio problemi, come possono essere i ragazzi autistici, i ragazzi disabili, che non riescono ad avere la scuola che avevano prima. E questa è una grossa falla del decreto scuola che è stato emanato il 20 aprile. E noi 21 stiamo facendo dei grossi sforzi affinché questa situazione venga migliorata. Perché noi dobbiamo capire agli studenti che stiamo lavorando per loro e che non ci siamo fermati assolutamente. Presidente, lei ovviamente toccava quello che era il tema dei ragazzi con disabilità, eccetera, che già nel complesso scolastico hanno un'istruzione diversa, hanno un programma da seguire diverso. Ci rendiamo un po' tutti conto che è difficile portarlo avanti a distanza senza poi il contatto con il docente di sostegno. Sì, allora per un ragazzo con disabilità il contatto con il docente è tutto, nel senso che sono il primo strumento che un docente applica con i ragazzi che soffrono di disabilità, contatto in prima persona, cosa che non può avvenire in questo periodo e fortunatamente ci sono questi mezzi che ci permettono, tra parentesi, di avere un minimo contatto, ma che comunque non a fare avere la situazione di tranquillità che magari si può avere a scuola per un ragazzo affetto dalla disabilità. Vicepresidente Longobardi, prima si parlava appunto di sondaggi che la Consulta ha messo in atto nella prima fase di questa emergenza, ma quali sono stati i problemi, diciamo, più rilevanti che magari lo studente ha cercato di
tralasciando quelli di connessione, di problematiche relative allo strumento, ma quali sono stati i problemi che sono stati sollevati dagli studenti, a voi, diciamo, dell'ambito? Allora, tralasciando comunque i problemi relativi agli strumenti che sono stati, devo dire la verità, molteplici, soprattutto molti ragazzi hanno riscontrato dei problemi nel ritrovare strumenti anche semplici come computer per appunto affrontare l'esame, ma un problema che è ricorrente è che la didattica a distanza non potendo essere paragonata alla didattica diretta in classe, molti hanno chiesto quali saranno i metodi di valutazione e come un ragazzo potrebbe essere valutato, se il lavoro precedentemente fatto venga comunque valutato o venga tralasciato. La maggior parte dei problemi, sì, sono stati anche relativi alla valutazione, ecco. Sì, perché parliamo comunque di studenti che non sanno, non solo quelli destinati agli esami, ma anche quelli destinati al passaggio da una classe terza a una classe quarta, ad esempio, non sanno a cosa andranno incontro, non sanno quale sarà il loro futuro a fine anno, ma anche poi nel prossimo anno scolastico. Sì, in realtà diciamo che ci sono pareri discordanti, nel senso che ci sono due, si è arrivata quasi a una parità di chi vorrebbe la meritocrazia e chi invece vorrebbe il sé politico, perché ognuno tende ovviamente a salvaguardare i propri interessi e quindi c'è questa, possiamo dire, parità di chi vuole il sé politico e chi invece vorrebbe appunto prediligere la meritocrazia. Nel complesso, devo dire la verità, anche questa decisione presa dal ministro Azzolina di non bocciare è incentivante, secondo me, per i ragazzi. Sono comunque però notizie che giungono agli studenti, ma soprattutto ai docenti, in modo molto lento, con dei docenti che hanno a che fare con lo studente e non sanno poi effettivamente cosa dirgli. Non trova che è molto rallentato il metodo con cui la scuola italiana si sta muovendo nei confronti delle decisioni coronavirus? Sì, è molto molto lento, anche perché se una singola scuola vuole prendere, ecco, delle decisioni riguardo la modalità di qualunque cosa, non solo la valutazione, comunque poi va a riscontrare quelle che sono le introduzioni fatte dal Ministero che potrebbero essere analoghe o contrarie. Quindi la scuola singola non si può sbilanciare tanto in questo. Quindi molti professori si ritrovano a non sapere cosa fare ad un mese dalla chiusura, perché fondamentalmente manca un mese alla chiusura delle scuole, perlomeno in Campania. Presidente, abbiamo quindi parlato di tutta quella che è la dinamica della didattica a distanza, delle problematiche, dei pro e dei contro che ha portato improvvisamente nella scuola italiana, ma in concreto quanto questa didattica a distanza ha veramente valore istruttivo, ha un valore verso gli studenti e i docenti, quanto invece è un'illusione di una scuola italiana che non era proprio prettamente pronta a questa situazione. Ma indubbiamente la scuola italiana non era pronta ad affrontare un metodo così innovativo, perché non ci dimentichiamo che quando c'è stato l'avvento del registro elettronico ci sono voluti anni affinché il sistema si adattasse ad eliminare il cartaceo e ad introdurre il metodo elettronico. La stessa cosa, secondo me, andava fatta con la didattica a distanza, ovvero non ci sono stati dei corsi di formazione che i professori, ma anche gli studenti, hanno seguito affinché riuscissero a far risultare la didattica a distanza un metodo efficace. Ovviamente questo non si è potuto fare perché non c'è stato materialmente il tempo di poterlo fare, dato che la situazione è stata veramente drammatica, nel senso che noi da un giorno all'altro ci siamo ritrovati a stare a casa, a non poter più andare a scuola.
E devo essere sincero, a me la didattica a distanza fa anche paura. Fa paura perché secondo me è un metodo che funziona e potrà andare avanti nel tempo anche dopo il coronavirus. E ho paura che in un futuro, quando noi saremo adulti, possa del tutto sostituire la scuola fisica. E questa è la cosa che mi fa più paura. Vicepresidente, come accennava Bartolo, il problema della, diciamo, di questa virtualizzazione è più che concreto, in quanto sì, per il momento non siamo adeguati, non siamo pronti, ma è uno strumento che con tutti i problemi sta comunque funzionando, sta comunque portando avanti una programmazione. Basta guardare i casi delle università con gli esami che stanno continuando ad avere luogo. Però è appunto un problema dimenticare i banchi di scuola, dimenticare, diciamo, tutto quello che è l'ambiente scuola, e anche quello che non fa parte della lezione, ma che comunque si faceva nei corridoi, per lasciare spazio ad una finestra sul portale virtuale. Sì, come ha detto già il presidente, è un qualcosa che per quanto possa rappresentare comunque un progresso, non può sostituire quella che è la didattica in classe, perché la scuola è sì scuola come apprendimento, come studio, come cultura, ma la scuola è anche intesa come possibilità di... Ecco, un rapporto interpersonale è comunque un luogo di incontro, quindi sarebbe veramente un tragico, ecco, se un giorno tutto questo sostituisse quella che è la vera e propria scuola. Anche se appunto è un metodo efficace, a mio avviso non lo ritengo un metodo all'altezza della scuola in sé, perché per quanto possa avere dei pro, come ad esempio dalla cosa banale come non scrivere sul quaderno e poter scrivere sul computer e dunque non consumare inutilmente della carta. Ci sono anche dei contro, come ad esempio uno studio che non è uno studio, non vorrei usare termini sbagliati, ecco, però non è uno studio serio, come potrebbe essere lo studio invece per affrontare ad esempio un'interrogazione in classe. Poiché, come tutti ben sappiamo, con la didattica a distanza vi sono comunque molti mezzi, ecco, che facilitano lo studio. Anche, secondo me, dal punto di vista dei professori potrebbe essere un qualcosa, ecco, svantaggioso, nel senso che molti professori potrebbero, grazie alla didattica a distanza, prendere sotto gamba il proprio lavoro. Quindi non spiegare e ad esempio sostituire la spiegazione con dei video e quindi verrebbe meno anche proprio il lavoro dell'insegnante. Concludiamo con una domanda a chi tra qualche mese concluderà sì il suo anno scolastico, ma ci dovrà ritornare sui banchi di scuola, che è il nostro presidente. Presidente, dal punto di vista del futuro, quanto sarà importante, quanto difficoltoso riportare i ragazzi in classe a settembre e se ci sarà poi il ritorno psicologico di quello che è successo in questa prima parte del 2020? Allora, sicuramente tornare sui banchi di scuola sarà difficile. Nell'ultimo periodo si sente spesso parlare di classi affollate, le cosiddette classi pollaio. E questa è una grossa falla del sistema scolastico italiano, ovvero non avere a volte gli spazi materiali in cui gli alunni possono fare lezione. E quindi si stava un po' discutendo sul come tornare, se fare una rotazione, se continuare con un po' di didattica a distanza e un po' di scuola reale. Noi, come ambito 21, ma soprattutto io personalmente come membro della Commissione Edilizia e Trasporti, stiamo lavorando per avere delle risposte da parte della Regione Campania sulle condizioni della scuola in questo momento e soprattutto come verranno affrontate come verrà affrontato il ritorno a scuola.
quali saranno le precauzioni che la regione prenderà per le scuole e in che modo noi saremo tutelati dalla regione. E non dimentichiamoci che senza le adeguate protezioni non si può fare scuola, senza la scuola non si ha il diritto allo studio, che è uno dei diritti fondamentali dei giovani. Anche perché io penso che la scuola sia il primo modo che un giovane usa per interagire con il mondo esterno, e quindi reputo che la scuola sia parte fondamentale della vita dei giovani e sia un luogo meraviglioso. Io almeno la vivo così, anche da studente, più che altro, più che da presidente di ambito. E quindi vi ringrazio per aver partecipato e per aver, credo e spero, risposto a tutti i dubbi e le perplessità di chi ci ha ascoltato. Ringrazio il vicepresidente Maria Vittoria Longobardi e il presidente Bartolo Palomba. Ciao a tutti ragazzi, in bocca al lupo per il futuro, soprattutto a quelli che dovranno affrontare l'esame di Stato. Arrivederci, è stato un piacere, soprattutto poter esprimere anche quella parte di noi che appunto siamo rappresentanti della consulta provinciale, perché ecco, devo dire la verità, ho riscontrato facendo parte della consulta che noi della consulta siamo un po' messi da parte. Cioè soprattutto all'interno degli istituti, perché poi a livello regionale la consulta di Napoli è comunque una delle più importanti, è una delle più, ecco, influenti. Quindi vorrei attraverso questa possibilità sottolineare che noi ricopriamo un ruolo importante, ma abbiamo comunque bisogno dell'appoggio, degli studenti.